Ciao! Prima di iniziare, ricordati di attivare le annotazioni, ti serviranno. Se il video ti piace, non dimenticare di farmelo sapere con un click e magari dimmi cosa ne pensi lasciando un commento. Ora, molti di voi mi hanno scritto sulla pagina dedicata ai diritti degli studenti, che trovate nella descrizione qui sotto, di come le vostre scuole stiano chiedendo in occasione dell'iscrizione al nuovo anno di pagare questo fantomatico contributo scolastico. Ma cos'è il contributo scolastico? Cominciamo col dire che la scuola, come stabilito dalla Costituzione italiana, è gratuita per tutta la durata dell'obbligo, ovvero fino ai 16 anni. Dopodiché, a partire dai 16 anni, o comunque dal quarto anno di superiori, gli studenti devono versare le cosiddette tasse scolastiche. C'è la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e, in occasione degli esami di Stato, nell'ultimo anno si aggiungono la tassa d'esame e la tassa di diploma. Ma come sapete, la scuola propone anche altri progetti e per permettere alle scuole di estendere l'offerta formativa, lo Stato italiano permette ai cittadini di versare un contributo scolastico per aiutare la scuola. Ripeto, lo Stato italiano permette di versare un contributo, ma si tratta sempre di un qualcosa di volontario e non siete per niente costretti a versare questi soldi. Eppure, alcune scuole non solo non lo scrivono da nessuna parte, pur essendo tenute a farlo, ma si permettono anche di abbassare i voti dei propri studenti e persino di minacciarli di bocciatura. Cosa puoi fare tu, piccolo studentello vittima delle stesse persone che dovrebbero insegnarti la legalità? Puoi innanzitutto segnalare il tuo caso a scuola.net a questo indirizzo, inviando anche una copia della circolare o del bollettino in cui si attesta che i contributi sono obbligatori o dove non si dice che sono volontari. Puoi decidere di non pagare, per necessità o principio, e denunciare eventuali minacce o ripercussioni ricevute. Oppure puoi decidere di pagare, magari anche solo una piccola quota, tipo quella che comprende il libretto delle giustificazioni, carta per le pagelle e polizza assicurativa, quindi una spesa che non supera i 20-25 euro. Prima di lasciarvi, è bene comunque chiarire tre cose. Le scuole cadono a pezzi, in alcune scuole non ci sono neanche i fondi per comprare la carta igienica, quindi un aiutino da parte di chi può permetterselo potrebbe fare la differenza e non dimenticate che chi dona un contributo alla scuola ha anche il diritto di sapere come quei soldi vengono utilizzati e può verificare ricevute e scontrini vari. Come seconda cosa, bisogna dire che per quanto sia giusto responsabilizzare i cittadini, c'è da notare che lo Stato italiano sta continuando a togliere soldi all'istruzione, permettendo allo stesso tempo sprechi assurdi, come i quasi 30 miliardi di euro l'anno per spese militari, nonostante la Costituzione affermi che l'Italia ripudia la guerra. E parlando di diritti, credo inoltre che dobbiate guardare tutti questo video. Se vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati, dobbiamo innanzitutto rispettare quelli altrui. Ecco intanto alcune delle scuole che mi avete segnalato. Se volete inviare altre segnalazioni, potete farlo sulla pagina dedicata ai diritti degli studenti o anche sulla mia fanpage, di cui trovate i link in descrizione. Cominciamo dal liceo artistico statale Via Ripetta a Roma, che ha dimenticato di specificare sul modulo di conferma di iscrizione che il contributo scolastico è volontario. Ad Ariccia, presso il liceo James Joyce, il contributo è richiesto a tutti gli alunni frequentanti, ma da nessuna parte c'è scritto che è volontario. Nel liceo Mariano IV d'Arborea di Oristano, il contributo è dovuto, ma non volontario. A Monza, per poterti iscrivere al liceo classico Zucchi, devi pagare 140 euro. E se scegli musicale, solo 190. A Napoli, presso l'Isis Pagano Bernini, se non paghi il contributo ti puoi dimenticare di andare in gita a quanto pare. Quindi, ricapitolando, la scuola è gratuita fino ai 16 anni o comunque fino al quarto anno di superiori. Il contributo scolastico è sempre volontario e non puoi essere costretto a pagarlo in alcun modo, ma la scuola ha comunque bisogno di fondi, quindi se ti è possibile aiutare, fallo. Se hai domande, lascia un commento sotto il video, ti risponderò al più presto. Nella descrizione del video inoltre troverai un mucchio di link per approfondire l'argomento. Grazie per tutte le vostre segnalazioni. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Condividetelo su Facebook, magari sui vostri gruppi di scuola, così da informare più persone dei propri diritti e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per vedere più contenuti.